Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo episodio sulle mod di Dragon Ball Xenoverse 2. Prima di iniziare vi invito a lasciare un bel like all'episodio per continuare a sostenere la serie. Inoltre vi invito, se non siete ancora iscritti, ad iscrivervi ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi. Allora ragazzi, la mod di oggi riguarderà Videl in versione Dragon Ball GT. Ebbene sì, partiamo subito. Su Xenoverse 2 c'è solo nella sua versione base, cioè di Dragon Ball Z. Invece oggi ve la porto in versione Dragon Ball GT. Questi sono i suoi attacchi. Ora andremo a provarla in modalità allenamento e poi faremo un combattimento vero e proprio. Allora, eccoci qua ragazzi. Questa è Videl versione GT. Adesso proveremo le combo. Dovrebbe avere il moveset di Videl. Quadrato. Triangolo. La presa. Bella! Wow! Finora abbiamo usato calcio dell'aquila, ricarica del falco, l'impeto della giustizia, ricarica d'energia. Ora tocca le mosse definitive, l'onda energetica alla massima potenza e la combinazione della giustizia. Boh, diciamocelo, questo è un attacco che Videl non potrà mai avere, a dire il vero. Comunque, sì, riesce a volare, ma non riesce a controllare l'energia così bene. Beh, la mod non è fatta male, eh. Anzi, ci sta benissimo. Ora andremo a provarla in combattimento, ragazzi. Allora, eccoci qua, selezioniamo la nostra Videl versione GT. Come avversario mettiamo, perché no, Great Saiyaman. Oh, vediamo dove combattere. Ma sì, al torneo mondiale di sera. Pomeriggio, dai. Pomeriggio tardi. Saisho wa dasai to omotta kedo, jikkuri miru to cominciamo. Avremmo già vinto, eh, se ci fosse la regola del fuori. Ok. Ma si è trasformato in Super Saiyan! Complimenti, Gohan! Preso! Adesso ci massacra, ovviamente! Però non siamo ancora usciti dal ring! Yeah!
Ok. Preso. Sparisci. Non l'ho eliminato. Ah, che spreco. Vediamo se riusciamo ad eliminarlo. Stiamo rischiando, comunque. Questa non me l'aspettavo, Gohan. Peccato, peccato. Comunque è stata una vittoria schiacciante nei confronti di Great Saiyan, ragazzi. Io spero ovviamente che il video vi sia piaciuto, anche perché la mod è fatta bene. Questa, non so se l'ho detto all'inizio, è un'altra mod targata Mastaclo. E devo dire che è veramente bravo a fare le mod, ragazzi. Comunque, io vi invito a lasciare un bel like all'episodio, a commentare e farmi sapere cosa ne pensate della mod e ad iscrivervi se non siete ancora iscritti, attivando anche la campanella delle notifiche, ragazzi. Grazie ancora e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao e grazie amici.